Come descrivo Barbara? Beh, un mix tra l'Eternauta, Barbarella e il pianeta delle scimmie. Ben ritrovate amiche, ben ritrovati amici amanti dei fumetti. Nel processo di esame di tutte le opere attraverso i cartonati di Editoriale Auro, come prima si chiamava Eura Editoriale, andando appunto in ordine cronologico, a parte Dago, che appunto Dago, diciamo, fa storia a sé, dopo Savarese, sugli Eurocomics compare Barbara. Un fumetto che ve lo dico subito. Ha saputo stupirmi perché credevo si cristallizzasse, diciamo, su quelle serie un po' smandrappate, no? In cui basta mettere la bella formosa, spesso appunto desnuda, con questa fantascienza, diciamo, di serie B o comunque di scarso respiro. E come detto, qui non possiamo nascondere che la bella e procace ragazza non ci sia, ma non si gioca tutto su questo richiamo. L'opera, infatti, riesce a far emergere una trama che fa tutt'altro che da sfondo, finendo, se vogliamo, con il diventare l'elemento, il vero e proprio elemento trainante, soprattutto direi nella prima parte, che grazie agli elementi scenografici di contorno crea una notevole suggestione. Prima di darvi quindi questa sintetica valutazione dell'opera, andiamo come al solito a dare una sfogliata alle tavole e capire un attimo di cosa tratta Barbara. Nell'universo di Barbara, la Terra è stata invasa da una forma di vita aliena aggressiva, gli Adri, che hanno riportato l'umanità all'epoca primitiva. Barbara è una giovane promessa sposa che vive in un clan in cui vige lo Ius Primae Noctis. Lei rifiuta di concedersi al sacerdote della sua tribù ed è costretta quindi ad ucciderlo. Ricercata dalla sua stessa gente, non ha altra alternativa se non la fuga. Nel corso delle sue avventure scoprirà la verità sulle credenze e sulle tradizioni che sin da piccola le sono state insegnate. Verrà a conoscenza della natura e degli scopi degli Adri, la loro origine e i loro piani per mantenere l'egemonia ed il controllo sugli umani. Diventa così una guerriera della resistenza all'invasione, gruppo radunatosi nei dintorni di Buenos Aires in una realtà che sembra confinare lei e le altre tribù in un mondo allagato, pieno di paludi e di città sommerse. Poi però, grazie alle capacità speciali di Barbara e di altri soggetti, riusciranno ad estendere gli orizzonti a cui la resistenza potrà ambire. Quindi si parte con un'odissea personale, quella di Barbara, che sfugge quindi da tutto, da chi la vuole assoggettare alle convenzioni come tutti gli altri umani. E Barbara quindi invece si ribella e scoprirà di aver agito non solo nel proprio interesse, ma che c'è un vero mondo di intrighi e cospirazioni che vogliono tenere all'oscuro la popolazione umana sulla Terra per continuare a mantenerla docile e remissiva. Davvero, davvero affascinante ho trovato come la narrazione si mescoli a questa scenografia in qualche modo a tratti quasi claustrofobica, no? Abbiamo questa giungla, questa palude che sembra quasi vastissima, infinita, ma proprio perché al contempo non si capisce questi corsi d'acqua dove possono mai portare. Siamo in una geografia che riesce quasi a farci percepire, a farci sentire l'ignoranza dei popoli indigeni cresciuti lì, non possono avere cognizione come abbiamo noi, ad esempio, della cartografia della Terra. Quindi ci troviamo senza grandi elementi di riferimento, quindi effettivamente non capire dove sarebbe anche consigliabile fuggire, andare verso la valle, al fiume, trovare prima o poi un mare, ma un mare che ci porta dove? Nell'oceano. E quindi non sappiamo cos'è successo anche a questa terra, perché poi vedremo queste città completamente allagate, inondate, sommerse, rimangono in rovine, dove può esserci da un lato qualche spiegazione, qualche civiltà, ma al contempo da cui bisogna stare alla larga, perché appunto presidiate dagli Adri. E quindi, anche se non paragonerei allo stesso livello l'angoscia che si può percepire, ad esempio, quando leggete l'Eternauta, rimane comunque un'opera proprio basata su questo senso di oppressione,
da parte di una civiltà aliena da cui tipo Grande Fratello difficile in un certo senso fuggire e al contempo appunto da questi scenari in cui sembra anche difficile nascondersi o trovare proprio una via definitiva. Non si tratta quindi dell'opera di fantascienza molto più scanzonata e basata sull'attrazione erotica della protagonista, come appunto avviene molto di più su Barbarella o Lorna. Devo poi dire che anche a livello, diciamo, di sceneggiatura riesce a stemperare quell'effetto che molte volte si ha leggendo le produzioni sudamericane di spezzettamento a mini puntate, diciamo così, proprio perché queste pubblicazioni molto spesso, un po' come da noi, sono state portate da Scorpio, non c'ho storia, anche da loro, venivano pubblicate con queste cadenze, quindi dovevano avere queste spezzettamento in mini tranche che magari comparivano su settimanali o periodici. Qui un po' c'è, ma è comunque molto appunto mitigato e si riesce quindi a percepire molto bene la continuity con la quale rimaniamo costantemente legati assieme a Barbara per scoprire appunto ciò che è stato nascosto agli umani. Ecco, forse posso dire nella parte finale, quella con cui diciamo cambia un po' l'ambientazione e da questi scenari claustrofobici terrestri con qualche cosa un po' di originale ci si trasferisce più frequentemente o di base poi nello spazio, e qui in parte diciamo che la fantascienza diventa più spinta, cala quindi un po' la tensione e un po' cala anche la sensazione di attinenza a certi cardini della sospensione dell'incredulità. Detto questo, comunque direi che rimane un'opera meritevole, secondo me, e piacevole, però ecco, devo dire questo, io l'ho letta a parte su Eurocomics, anche dovendo recuperare i volumi di 001 edizioni, perché su Eurocomics mi sembra che arrivi al massimo a 4 volumi pubblicati a colori, con le colorazioni tipiche di queste pubblicazioni Eurocomics. Se però la si vuole leggere in maniera completa non c'è modo attraverso queste pubblicazioni, non so forse se su Scorpio fosse pubblicata totalmente, ma non sono sicuro. Invece 001 edizione ho pubblicato appunto questi 3 grossi volumi, sebbene in bianco e nero, che però diciamo, visto la tipologia di fumetto, anzi c'è sicuramente in tanti che lo preferiranno come originale, diciamo così. Questo è quanto per Barbara, mi ha stupito, se vi è piaciuto un po' lo scenario in cui viene declinato, sapendo che si evita un attimo ecco, quell'effetto, no, di erotico, banale, eccetera, ma ci può essere qualche sfumatura un po' più interessante, un po' più eternauticizzante, allora magari vi consiglio di darvi un'occasione. Fatemi sapere ovviamente qui sotto nei commenti se voi conoscevate già questa opera, se l'avete già letta, se anche voi avete questi stessi miei riferimenti rispetto ad altre opere che potrebbero essere identificate come simili, e ci leggiamo nei commenti qui sotto. Per tutto il resto, come al solito, se vi siete già iscritti, comunque ricordo la campanella, che non è mai un male per venire a conoscenza subito non solo dei contenuti, cioè quindi video recensioni come in questo caso, ma anche appunto se arriviamo con qualche live bella interessante dei nostri fuori dai balloon qui o sugli altri canali degli amici Iaio, Igor e Lara, a cui andare ad iscrivervi. Anche per questa volta è tutto, ci vediamo a un prossimo video. Ciao da Viper.